ringraziamento per avermi invitato, perché da tanto tempo seguo le vicende dei segretari, la cosa dei segretari, quindi mi fa piacere avere questa occasione di incontro con voi. Tre motivi di imbarazzo. Il primo motivo di imbarazzo è il fatto che commettiamo una ricerca che non ho letto, quindi faccio fatica a intervenire sul contenuto della ricerca. Il secondo è che, come purtroppo avevo avvertito, io alle 4 devo allontanarmi necessariamente, sono già alle 4 o meno 10. Il terzo è dal fatto che sui temi che si pongono in questo momento nel dibattito e proprio decisamente in questa fase, sul contesto in cui si muovono le riforme, effettivamente mi farebbe piacere che ci siano altre occasioni per avere qualche occasione di scambio di idee. Oggi purtroppo dovrò fare la caponata, che non mi piace per niente, di parlare e poi non ascoltare le cose che verranno dette. Dunque provo a fare qualche nota sui temi che si pongono oggi e su cui credo i riferimenti comparati siano certamente di grande interesse. Anche perché molti dei travagli che sta vivendo la nostra amministrazione si ripercorrono in giro per l'Europa, particolarmente nei paesi vicini, con diverse intensità, particolarmente laddove la crisi si è fatta più sentire, le amministrazioni sono al centro di un interesse particolare. Quando si parla di riforme su pressione dei vari soggetti che chiedono ed esigono le riforme, a partire dalla Troica, dalla BCE, dal Fondo Mondiale, dalla Commissione, eccetera, eccetera, tra queste riforme c'è sempre il funzionamento, la semplificazione, la razionalizzazione dell'amministrazione. E allora proviamo a mettere a fuoco le attività e le funzioni di cui parliamo, cercando di poi di vedere, rispetto a queste attività, a questi profili oggettivi, gli aspetti soggettivi, cioè gli attori. Quindi vediamo cosa c'è da fare e chi lo fa. Partendo precisamente dalle tre funzioni che cita il disegno di legge Madia, a cui a proposito è il segretario. Tre funzioni che riguardano particolarmente le vicende della nostra amministrazione, anzi direi che occupano un ruolo centrale in queste vicende, con alcune peculiarità italiane. L'attuazione dell'indirizzo politico, la separazione tra indirizzo politico e amministrazione e gestione, come è stata realizzata in Italia, è una nostra peculiarità. È un tema che ha fatto fatica ad affermarsi, ma che ormai diventa un dato imprescindibile dell'analisi dell'amministrazione, con un punto dedicato precisamente sullo snodo. Certamente la classe politica sta cercando faticosamente di adeguarsi o di inventare un ruolo di indirizzo, ruolo che mi pare abbastanza robustamente esercitato
esercitabile ed esercitabile dai sindaci e dagli esecutivi, difficilissimo per le assemblee e per i consigli, mentre effettivamente si è verificato quello spostamento robusto di attività che inizialmente fu assai arduo conseguire in capo ai dirigenti. Tra questi due livelli, tra questi due piani, si presenta ancora problematico l'interazione. Cosa mettiamo in mezzo tra questi due fattori, tra questi due elementi essenziali? Ecco qui il primo punto su cui ci troviamo a ragionare. Il secondo punto, il coordinamento dell'attività amministrativa. E qui ovviamente fare riferimento alla funzione di coordinamento implica prendere in esame uno dei problemi altrettanto importanti della nostra attività amministrativa, che tende alla frantumazione, tende alla settorializzazione, tende alla dispersione per mille rigori difficilmente riconducibili ad una logica unitaria. E naturalmente, quando parliamo di attività amministrativa, non possiamo ignorare che dagli anni 80 in poi, da quando in tutto il mondo occidentale si è diffuso il New Public Management, non possiamo non pensare alla introduzione, anche questa oscillante, ambivaga e non facile, delle culture gestionali, delle culture manageriali nell'amministrazione. Il terzo versante è il versante del controllo della legalità, che è un versante che sembra del tutto classico, tradizionale e scontato. In realtà è un versante che è mutato moltissimo negli ultimi decenni e che ha assunto nel contesto italiano una particolare valenza non comparabile, a mio avviso, a quanto avviene negli altri paesi, perché è diversa la sensibilità, è diverso il fenomeno, è diverso non solo siamo in Europa lo Stato che di gran lunga, adesso siamo 62esimi nella classifica dei paesi a percezione di maggiore corruzione nel mondo, ma 62esimi vuol dire che gli altri paesi europei iniziano dal primo e si collocano normalmente nella fascia dei primi 20, quindi sono abbastanza lontani da noi. Se vediamo la sola Grecia, vediamo gli altri piuttosto da lontano. Su questo versante è cambiato il mondo rispetto a quando studiavo il mondo amministrativo. Sono finiti i controlli per singoli atti, sono finiti i Coreco, sono finiti tutti questi apparati e attrezzi, e abbiamo invece una importantissima evoluzione delle norme che, per capirci, per sintetizzare, riguardano sia i controlli interni sia le norme anticorruzione. Quindi 190-174, per dire due numeri che da voi sono ben noti, segnano una esigenza, una tendenza dell'evoluzione della nostra amministrazione, ma anche una forte peculiarità, perché ripeto, una tale sensibilità nei confronti, ad esempio, delle politiche anticorruzione in Europa è molto meno percepita. Non a caso noi siamo l'unico paese in Europa in cui sia concepibile che scrivere volumi sugli scandali dell'amministrazione, dalla casta in poi, possa produrre
avere una tiratura di 2 milioni di copie a volume, in Europa considerano gli editori considererebbero un miraggio. Veniamo all'aspetto che ciò che è cambiato tra gli attori, i protagonisti di tutto questo. La dirigenza. In questi anni abbiamo avuto una continua oscillazione, grande pendolo tra stabilità e spoil system. Naturalmente anche qui il pendolo può essere in senso evolutivo, diacronico, come direbbe una persona colta, o anacronico, prendiamo come modello la Gran Bretagna della stabilità dirigente, gli Stati Uniti come modello dello spoil system. Noi oscilliamo sempre tra questi due poli, tra concorsi e nomine fiduciarie, perfino nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che su questi temi fa fatica a trovare un disegno coerente, ogni volta cercando di aggiustare il tiro sul problema che le viene posto, più che sull'organicità dell'impostazione. Ora, il disegno di legge Mattia imposta, delinea un sistema della dirigenza sulla base di un ruolo unico, sulla base di un conferimento di incarico dirigenziale che si articola in 5 punti importanti, quindi ci sono dei criteri, dei requisiti definiti in via generale, stabiliti dalla Commissione per la dirigenza locale, nel nostro caso. Poi sulla base di questi requisiti viene pubblicato un avviso pubblico. In terzo luogo vengono valutate le attitudini, le competenze, le esperienze, preselezione del numero predeterminato da parte della commissione e finalmente la scelta da parte del nominante, quindi nel caso di io presumiamo il sindaco. Sulla durata dei conferimenti, anche qui un termine di mediazione, 4 anni, ma con prorogabilità per altri 2, salvo poi ricorrere a nuovo avviso. Ecco, questo è il panorama in cui si inserisce la figura del segretario. Naturalmente mi guardo bene dal ripercorrerne le vicende, i tratti storici che voi sapete molto meglio di me, come certamente sapete meglio di me il l'esito del grande compromesso in seguito al, diciamo, alle tensioni, alle problematiche che, pur giacendo da tempo, direi, possiamo dire, sono esplose a partire dal 93. Erano equilibri non stabili, però dal 93 queste instabilità diventano evidenti. I sindaci eletti che rivendicavano la piena disponibilità di nominare il proprio vertice, chiedo scusa,
e i segretari portatori di una tradizione di stabilità e di neutralità. Il compromesso fu basato in 4 punti, lo ricordo bene perché fu l'esito di una lunga notte di Palazzo Bidoni, ministro era Marco Bassanini, sottosegretario agli interni Italiana Vigneri. Sembrava impossibile raggiungere un punto d'incontro, invece a tardissima ora salto fuori questo punto d'incontro. E qual era, anche qui, cose notissime. Il primo punto, però sono cose fondamentali, il primo punto era lo spostamento della figura del segretario dal Ministero dell'Interno all'Agenzia. Agenzia che aveva una sua autonomia con composizione mista, rappresentante dei vari interessi coinvolti. La seconda era la nomina da parte del sindaco, quindi i due elementi di fondo. E la terza fu il mantenimento di una doppia figura, cioè i sindaci ottenevano, al di là della nomina del segretario, la possibilità di nominare un direttore generale con una ipotetica distinzione e quindi proiezione del direttore generale sul versante managerialità, coordinamento, dirigenti e il segretario sul versante della legalità dell'assistenza agli organi. Metterei quarto punto la possibilità rilevante che questa duplicità non fosse necessitata, ma fosse invece una scelta flessibile perché l'opzione lasciata aperta poteva essere di fare confluire le due funzioni nella medesima figura del segretario. Ecco, capite bene, sapete bene, anche qui sapete meglio di me, le nuove instabilità a cui ha dato luogo questa soluzione, questo compromesso, con esigenze di un ulteriore intervento. In effetti quella soluzione da molti era percepita come transitoria, poi in realtà è andata avanti ormai da un po' di anni, però l'esigenza di trovare una soluzione definitiva a questa vicenda è sempre rimasta aperta. Quali sono le insoddisfazioni? Provo a dire quelli che io ho percepito anche appunto nel frequente colloquio con amministratori e con segretari. Beh, da parte degli amministratori è rimasta la opzione e la domanda di una piena autonomia nella bilanciata fortemente dalla esigenza di garantire livelli adeguati di professionalità su cui l'ordinamento sta prestando una particolare attenzione o quantomeno preoccupazione. Da parte dei segretari io ho percepito, ma appunto mi piaceva, da una parte perché questo compromesso non è stato
definitivo e l'apposto fine, non apposto fine alle istanze, alle esigenze di una soluzione più definita, più soddisfacente. Beh, nella diarchia direttore generale e segretario, laddove si verifica, la funzione di legalità è percepita come riduttiva. Diciamo francamente, ritenuta come a latere di un percorso decisionale che apparteneva alla storia dei segretari e che adesso viene appunto al lato. Dall'altra parte, qualche insoddisfazione, qualche tensione ha determinato il pur italianizzato meccanismo di spoil system, con un precariato certamente non sempre gradevole. Può essere stimolante, interessante cambiare realtà, progredire tra un comune e un altro percepito come più rilevante, eccetera, ma certamente per chi deve scontare i bambini da scuola, per chi deve cambiare abitudini di vita, per chi incappa in amministrazioni che interrompono dopo breve tempo a causa di uno scioglimento imprevisto, eccetera, eccetera, laddove si verificano alternanze e sequenze di sindaci diversi in tempi brevi, il problema certamente si determina altri tipi di controindicazioni. Dall'altra parte emerge anche, e la rilevo, la istanza alla valorizzazione delle funzioni di controllo e di legalità almeno in una prospettiva associate ad un'esigenza di neutralità o di indipendenza che si viene ritenuta difficilmente compatibile con la nomina da parte dell'esecutivo. Vari temi che, come vedete, si intersecano con dei non facili equilibri. Veniamo ora a quello impostato all'equilibrio ricercato dalla riforma oggi all'esame del Parlamento, dal progetto oggi all'esame del Parlamento. Io direi che anche qui abbiamo un nuovo bilanciamento. Rispetto alle tradizionali posizioni dei segretari, mi pare che il dato di grande novità sia la unificazione delle funzioni di parlamento. Questo è il punto che caratterizza in maniera determinata il disegno di legge. Abbiamo una posizione apicale, una posizione apicale che viene messa in grado di essere davvero quel perno e quello snodo che sembrava un'esigenza di grande importanza in questo progetto. Dall'altro lato, alla figura del segretario si chiede un sacrificio rilevante, che è la formale
l'abolizione della figura incorporata nel ruolo dei dirigenti, naturalmente non mi trattengo sulla fase transitoria che mi pare necessaria, che può essere più o meno lunga, ma che pare un cuscinetto doveroso nel passaggio da uno all'altro sistema. Quello che mi pare sia la nuova grande scommessa del segretario è il fatto di poter essere il nucleo più attrezzato di una nuova figura di dirigenza pubblica. E allora abbiamo una nuova forma di flessibilità. Guardate, da sempre la figura del segretario, il ruolo del segretario non è stata solo coperta da segretari. C'è qualche margine di flessibilità, lo conosceva il nostro ordinamento più tradizionale e più consolidato. Il caso della mia città è significativo perché la Dozza ha in Beni una sequenza di ottimi sindaci, sono stati affiancati da un segretario di grande robustezza che era in deroga al, se così possiamo dire, alle tradizionali regole che ha letto il comune per decenni. Ma il sistema aveva la capacità di cercare un vertice. Allora, qui il punto è proprio questo. Provare a disegnare una figura di dirigente locale di alto profilo, dai requisiti molto severi, dalla proiezione rilevantissima sull'interno e sull'esterno. Guardate che davvero ho parlato di scommessa, ma è una sfida molto importante, perché quei tre versanti sono attualmente di difficile gestione e molto impegnativi. Si tratta, per capirci, di coagulare, riportare a unitarietà il funzionamento degli enti. Si tratta di provare a cercare un equilibrio davvero soddisfacente con la classe politica, mantenendo una diversità di fisionomia e di ruoli. Si tratta ormai di creare un imprescindibile legame con tutto l'apparato dell'amministrazione. Se il segretario cambia natura, cioè qui va capito il senso di un intervento a così breve distanza tra la legislazione 174 e 190 che hanno così puntato sulla figura del segretario, la funzione di controllo di anticorruzione, e questo nuovo disegno della figura stessa. Ecco, come queste cose si conciliano, come queste cose possono creare una professionalità davvero adeguata all'altezza dei tempi. Ecco, ho parlato di sfida, non posso che formulare i miei auguri perché la vinciate, perché credo che sia davvero importante per il Paese.